Sempre dal set cinematografico di Un calcio d'amore mi trovo con uno degli attori del film. Ti do la parola, come ti chiami? E io sono Pino Brancaccio, ecco, mi trovo in questo cast quasi per combinazione, ecco, anche perché conosco Peppe da poco tempo. Io vengo dal teatro principalmente, ho iniziato molto tempo fa, insomma si vede, no? Perché sono grandino, e ho iniziato come si comincia sempre da queste parti, facendo teatro amatoriale. Poi sono stato un elemento fondamentale di una cooperativa teatrale e che si interessava anche di musica popolare, Licia Ravoli. Poi, quando questa esperienza, diciamo, è arrivata al termine, sono stato in compagnia con Mario Scarpetta per 15 anni. Con la Scarpettiana abbiamo fatto un po' tutta l'Italia con questo genere che Mario Scarpetta riproponeva nella sua, ecco, essenza primordiale, rifacendo appunto le scene dipinte e riportando in scena i lavori come in effetti l'aveva fatto il suo bisnonno Edoardo Scarpetta. Poi da un qualche anno lavoro con questa associazione di Torre del Greco, Marina di Porto Salvo, dove diciamo facciamo teatro, si chiama Accademia delle Arte, Compagnia Teatrale dello Sberleffo, e diciamo abbracciamo un po' tante specie dell'arte. Abbiamo questa accademia dove ci sta scuola di recitazione, di dizione, gestione del corpo, abbiamo una scuola di chitarra classica, di solfeggio, di costumeria teatrale e quest'anno abbiamo anche una sezione di canto. E contemporaneamente a questo, presso il nostro teatro, un teatro di 130 posti, proprio al porto di Torre del Greco, dove facciamo una rassegna teatrale, producendo uno spettacolo al mese, abbiamo un buon numero di abbonati e operiamo specialmente nel sociale, insomma, facendo, ecco, abbiamo tra il nostro pubblico è fatto da tanti anziani che ovviamente raggiungono questo teatro al centro molto facilmente e abbiamo anche un'opzione per i giovani facendo dei prezzi veramente molto stracciati per portare a teatro sia i giovani che gli anziani. Comunque lavoriamo indefessamente, insomma. Ma no, è la prima esperienza cinematografica che hai? No, anche perché abbiamo fatto televisione con questa cooperativa teatrale di cui ti parlavo prima, cinematografica, anche altre cose, abbiamo fatto televisione, Petrosinella, una favola per la sceneggiatura di Elvio Porta e anche altre cose, si fanno tante cose in 40 anni, insomma. Comunque sei un attore professionista e questo è il piacere di Indegnissimo. Videoline di intervistarti. Ci vediamo dopo sul set. Ciao. Da Raggiungiamo il set. Videoline.